La storia della petroliera Bridgewater, che fu salvata dall'equipaggio della petroliera Helios, capitanata dal capitano Di Meglio, dove nell'equipaggio c'era anche il nostro uomo Paolella. Grazie a Carlo Di Meglio, un altro ischitano che oramai vive in Australia, abbiamo potuto rinverdire i ricordi di questa storia eroica che ha visto come protagonisti due figli di Ischia. Due marinai ischitani che con coraggio e determinazione corsero in soccorso di questa nave che oramai stava per affondare, salvando più di 30 diciamo, membri dell'equipaggio e tutti italiani. Tra l'altro, e quando scattarono i soccorsi, non conoscevano la nazionalità dei componenti dell'equipaggio che stavano naufragando. E questa è una storia veramente bella. Ed è stato bello ricordarlo alla presenza di molti giovani, molti studenti del nautico, perché ricordare significa segnare dei momenti importanti che possono condizionare in positivo la vita di questi giovani per il futuro nelle loro attività di mare che spero avranno nel loro futuro. Vediamo quanto hanno segnato nella loro vita questa esperienza negli eredi presenti. Abbiamo l'erede del nostr'uomo, Giovanni Paolella, dicevano il più piccolo in ordine di età, immagino, tra i presenti. Che cosa ricordi di questa storia? Ma di questa storia ricordo mio padre che ci raccontava a noi cinque figli questo, diciamo, disastro che è successo molti anni fa. Infatti ce lo ricordava ogni volta per televisione qualche naufragio di qualche nave. Lui ci ricordava sempre di questa cosa, di essere sempre corretti verso il prossimo e niente. L'emozione la fa da padrone. Noi ci spostiamo invece dall'altra parte, dal comandante Di Meglio. Allora, anche per te, insomma, che tipo di sensazione hai avuto durante tutta la tua vita nel sentire e vedere questo tipo di occasione, questo tipo di avventura? Ma da bambino io giocavo con questi articoli dimenticati nel comodino di mio padre, questi articoli di giornale ingialliti, queste foto, e mi chiedevo perché. E mi facevo raccontare la storia da mio padre. Poi tutto questo è rimasto nel dimenticatoio fin quando nel 2002, parlando con la buonanima di Domenico Di Meglio del Golfo, gli raccontai questa storia e lui, entusiasta, volle vedere subito tutti questi articoli e ne fece un bell'articolo sul Golfo all'epoca nel 2002 e fece con molta felicità. Mio padre e Gianni Paolella furono molto contenti per questa cosa e poi di nuovo è andato a finire tutto nel dimenticatoio. Poi ultimamente ho contattato Carlo, che è un mio amico che stava in Australia, e per avere altri documenti, siccome sapevo che tutto era avvenuto in Australia, gli avevo chiesto di cercarmi altri documenti in Australia. E lui poi mi ha fatto questa sorpresa e oggi siamo qui.